Avete letto bene, regalo 10.000 euro. E questa volta non è assolutamente clickbait, anche perché mi sembra che tutti gli altri giveaway che abbiamo fatto sono andati sempre a buon fine. Il valore appunto di questo mega giveaway che faremo è circa 10.000 euro. Non lo vincerà una sola persona, ma ben... persone. Purtroppo però non vi posso dare troppi dettagli adesso, perché questo giveaway avverrà durante dicembre solo su Instagram. Quindi se non mi seguite su Instagram vi consiglio di andare lì, perché raga è credo il giveaway più grosso che è mai stato fatto nel mondo della mountain bike. Purtroppo però in questo video vi dovrò dare una notizia che nessuno veramente si aspetta. Non è la notizia che speravo di avere. Dovrete scoprirlo piano piano e nel video vi darò qualche indizio. Ora che però ho la vostra attenzione, andiamo ad unboxare l'ultima bici di Rose che mi hanno inviato, la nuova Rose Ruttmiller. Spoiler, come vi suonano all'orecchio? Gratis. Alle mie spalle nello scatolone c'è la bici nuova e dall'unione della bici di destra e della bici di sinistra, ecco a voi la mia nuova Rose Ruttmiller. Dall'unione della Ruttmiller verde che avevo fatto un anno fa, la Rose Bonero e anche un po' di dirt, è venuta fuori la mia nuova Rose Ruttmiller. Non special edition, ma quasi, perché questo bianco è stato droppato da Rose dopo il drop della bici. Voi direte, è una normalissima Rose Ruttmiller. Siccome Rose mi ha detto, ma non è che vuoi questo bellissimo colore particolare che abbiamo fatto? Ho detto, certo che lo voglio, perché io non ce l'ho, c'erano gli altri ragazzi e io no. Quindi ho raccattato un po' dalle varie bici i pezzi e ho messo insieme questa Rose Ruttmiller, che secondo me, raga, è venuta veramente figa. Fino ad ora le ho avute praticamente tutte, raga. Fidati di uno che le ha provate tutte. Dalla primissima, quella col telaio viola, poi quella azzurrina e infine quella verde, che era l'ultima che avevo. Adesso con questa bianca devo dire che si avvicina molto a quella viola. Per chi fosse interessato, tra l'altro non l'ho mai detto in nessun video, io utilizzo la taglia M della Ruttmiller e sono alto 1,73-1,74. Disclaimer immediato, ve lo dico subito, c'è link in descrizione della bici. Per qualsiasi bici Rose che avete in mente di acquistare, utilizzate i link che trovate sotto la descrizione dei miei video. Supportatemi cliccando semplicemente il link sotto in descrizione. Già anche solo vedere i click, quante persone ci sono attive. Quindi se mi supportate veramente grazie mille. Partiamo raga, il pezzo forte, cioè ho comprato la stampella di questo bellissimo colore, praticamente lo stesso colore dei raggi rosa. Poi ormai dall'inizio dell'anno sto utilizzando questi pedalini Switch. Rimanendo in tema Switch Components, manubrio, attacco manubrio, presi invece dalla mia vecchia Ruttmiller verde. In questo caso ho optato per un manubrio carbon. Chi salta sa quanto è importante avere uno stem bello corto. Non avere la guida troppo avanti è fondamentale per non tirare le giornate della vita. Tra l'altro io vi consiglio di guardare il sito Switch. I componenti che fanno sono veramente top. In particolare sono anche economici rispetto secondo me al mercato. E io non ne ho ancora rotto uno. Adesso sfiga, spacco tutto. Supportiamo il Made in Italy. Andate a vedere un po' il sito Switch. Abbiamo le nostre sempre Vittoria Mazza, sia il posteriore sia l'anteriore. Larghezza del manubrio, me l'avete chiesto in tanti, non l'ho mai detto. Sull'enduro ho 76 cm. Non so come chiamarla, vorrei dargli un nome a questa bici. Fiocco di neve. Scrivetemi nei commenti, ma raga, come potrei chiamarla questa bici qua, perché vorrei dargli un nome perché è particolare, mi piace veramente tanto. Vi ricordo che in descrizione c'è sempre il link della bici, di tutti i pezzi. Ovviamente vi ricordo che ci sono diversi montaggi a seconda un po' anche del vostro budget. Veramente per testare la bici, quale miglior modo per ritornare nei boschi della Brianza e fare un bel enduro in Brianza. Tra l'altro prima uscita per me senza l'elettrica, che l'abbiamo data al buon Ricky. Poi adesso stiamo andando a prendere l'ultimo bambino stupido, che si trova in credo uno dei primi posti in cui ho iniziato a costruire salti qua a Monza. Oronzo Bike Park. Quando venivo qua a scavare c'era puzza di merda e c'è puzza di merda anche adesso. Incredibile. Eccolo là il bambinello. Attenzione, proprio va full. Ma la madonna, chi è? Pantani. Ah, ma c'è un salto là in fondo. Vediamolo. Sto jumps. Ah, ma è proprio una merdina. Vedere un big jump. Dai, botto di tempo che non venivo all'Oronzo, raga. Mi ricordo che tutta la parte alta noi l'abbiamo costruita, c'erano un sacco di salti, adesso non c'è niente, un piano. E avevamo finito di costruire praticamente il nostro trail esattamente qui. E volevamo costruire un kick simile al tempo, ma ci eravamo fermati perché è una cosa molto, molto inaspettata al tempo. Intanto che scavavamo. Bella! Con l'elettrica, attenzione, ragazzo. Big jump. Tutta mentalità. Tutto in testa, tutto in testa. Voi sapete cosa abbiamo trovato noi qua quando avevamo iniziato a scavare? Una bomba.
Veramente abbiamo trovato un ordigno inesploso, ma ve lo racconto se volete in un altro video. È stata un'esperienza mistica. Comunque, quello chiaramente non è dove abbiamo costruito il trail in Brianza. Comunque adesso ci dirigiamo verso i boschi dell'Enduro in Brianza e andiamo a vedere veramente come sta il nostro bel trail, che è da un botto di tempo che non lo vediamo. Ah, tra l'altro, vi devo dare una news mega galattica. Una news che vi scioccherà. Classica tappettina all'autodromo, a vedere se c'è su qualcosa. Guarda, guarda che ci sono delle macchine. Tiragli il pomodoro, sti... Cupra. Ciao Abby. Andiamo a recuperare il Penny che ci aspetta. Vai, facci vedere se in Penny meglio dell'Arboreto. Beh, l'inizio era meglio dell'Arboreto. Bella quella nuova. Hai visto? Zio, devi entrare. Vabbè, cosa c'è lì dentro? C'è Simo Hatch. No, zio, fra un po' muoio. Occhio Rabbi, occhio. Noi con la muscolare dobbiamo spingere. Questa è cesta. L'abbiamo fatta, quindi la gamba spinge abbastanza, dai. Giù in freeride. Ah, vai, ce l'ha fatta, vai. Vieni qua, mettiti qua un attimo. Un po' tutti, mettetevi lì, state lì. Io ho detto che c'era una news da annunciare prima. È una news che vi scioccherà tutti. Sei pronto? L'anno prossimo non so. È vero, non sono veramente. Cioè, non è uno scherzo. No. Non è uno scherzo, giuro. Ma se lo dici con questo tono. Perché? Ma ha chiamato il tipo. Punto, cioè, non è che c'è altro da dire. Punto. E niente, ragazzi, se volete sapere la news, purtroppo dovrete aspettare ancora un po'. Intanto scrivetemi nei commenti secondo voi di che cosa stavo parlando. Raga, stiamo arrivando al trail segreto della Brianza, Costruito ormai 2 anni fa. Vediamo com'è messo. So che un po' di ragazzi vengono a lavorarci. Io chiaramente non posso ancora saltare. Big jump. Yes. Voilà. Wow. Ma che pabile adesso. No. Moments later. Questo salto fa cagare. Ma sei tu che non sei capace. Mentre vorrei suicidarmi. Mettete sempre il casco, è la cosa più importante del mondo. Soprattutto quando andate a fare le pedalatine anche così nel chill, che magari dite vabbè, ma tanto vado a fare 2 stupidate, non metto neanche le ginocchiere perché devo pedalare. Casco fondamentale sempre. Allora, nel mio caso, mai è tipo da sempre che utilizzo il Bluegrass Rogue, perché ha la chiusura dietro con la rotellina. Tra l'altro ci sono 2 versioni, o la versione con il MIPS, che costa un pelino di più ma che vi protegge meglio grazie alla tecnologia MIPS, oppure quello un po' più base, che è lo stesso identico casco, chiaramente senza la MIPS. E tra l'altro il casco ha la chiusura magnetica. Hanno fatto poi tutti questi buchi grossi di aerazione, così almeno anche quando siete a pedalare, fate uno sforzo madonna, comunque il casco rimane ben ventilato. Ma la cosa figa che hanno fatto è che proprio hanno pensato i buchi per poter inserire anche gli occhiali da sole quando pedalate. Lo prendi, lo puoi inserire nei buchi dell'aletta. Io c'ho l'attacco della GoPro che rompe le balle, ma in realtà senza potete chiudere tranquillamente le astine sull'aletta. Così di sicuro, almeno quando pedalate, loro stanno su e non vi cadono per terra. Raga, mi raccomando, trovate il link del casco in descrizione. Era di qua! Era di qua! Madonna, quanto cazzo mi sento handicappato? Ho paura, fa. Cioè, non so se posso farlo, però. Spingi. È scivoloso oggi. Giorno perfetto per provare la bici bianca. Mi sento un debole. Peggio dell'Arboreto. Dove cazzo sono andati tutti? Bimbi, dove siete? Se l'ho schiacciato. Eccolo. Duro in Brianza, parte 4. I'm free ride. È scivolosissima questa sempre. Occhio. Occhio. Pianta caduta. Sana proprio caduta qua, eh. Allora, in realtà c'è la via a destra, però è difficile azzeccarla. Dalla. Guardalo. Oh la madonna! Oh! Era peso, la linea che ha fatto il Penny. Dai, hai capito, c'è sta lì che giro dobbiamo fare io e te. Togli di Daukatzen. Vediamo. L'ho già dato.
Beh dai, giro breve ma intenso. Intensify. Sì, che poi l'enduro in Brianza è più un cross country in Brianza, eh. Bella raga! Esatto, qui c'è il droppino. Free ride. Dov'è il motore delle bike? Dov'è? Oggi enduro in Brianza un po' veloce, ma non avevamo molto tempo. Ma almeno abbiamo provato questa nuova biciclettina da enduro. Arrivederci. Guarda con la luce così. A tempo. Chi la mette giù per ultimo? 3, 2, 1. Prendo equilibrio, dato. Cosa ho vinto? No, io un coppino a te. Sì, zio, io un coppino a te. Vieni qua, coppinazzo, zio. Fermo. Sono le 7, tra poco si mangia il formaggio stasera. E basta. E la Elena che scende incazzata. Ti sta sul cazzo, no, mia mamma. No, no, zio, no. Hai detto che ti sta sulle palle mia mamma. No, 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 non l'ho detto. Yeah! Cos'è che hai detto di Mauro? Mauro ha sentito che gli stai sul cazzo. Chiedi, no, Mauro, chiedigli scusa, scusa subito. Scusa Mauro, non te l'ho mai detto. Aiuto. Questo qua era un nuovo video di Torquato Testa e del suo bellissimo canale. Se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, mettete un like e lasciate l'iscrizione. E se proprio siete dei grandi, mettete anche la campanella. Se no, vabbè, niente. Bella.